Simonetti e il nostro amico vogliamo parlare del futuro del calcio a Nola, che negli ultimi tempi sta avendo una frenata, ma certamente non si ferma qui. Lo stadio di Piazza d'Armi, c'è la proposta, sempre degli amici, per cercare di riprendere di nuovo lo stadio e visto con grande piacere anche la riqualificazione dell'area, la caserma, e sono d'accordo anche i tifosi se lo stadio viene spostato sulla 7 bis, ovvero Ma queste sono sempre delle considerazioni, ma sì, delle opinioni, ma di fatto ad nulla, oggi. ad oggi non c'è niente. Io avevo intrapreso un percorso, un discorso diretto con il sindaco, che poi evidentemente lui ha voluto interrompere. Ah, infatti anche quegli striscioni. Sì, è perché i tifosi sono stanchi, cioè secondo il mio modesto avviso. Ci sarebbe bisogno che qualsiasi amministrazione dovrebbe avere al primo punto della propria città lo sport. Non inteso solo come lo stadio, ma una vera cittadella dello sport dove pallacanestro, pallavolo, calcio, nuoto si possono fare in questa città dove attualmente non è possibile tirare fuori campioni, tirare fuori anche dei semplici appassionati. E già è molto difficile tenere a bada i tifosi del Nola per quello che possono fare, perché con uno un campetto, non uno stadio. Noi lo stadio l'avevamo qua. Poi Fu inaugurato nel 51, 55. nel 55. Nel 55 e poi purtroppo nel 2007 per questa purtroppo scelta di fare la cittadella della cartapesta qui, Che è rimasto solo uno che è scheletro. rimasto solo uno scheletro, è come tutte le cose che succedono nel sud poi. Nola un po' di più, lo disse. Diciamo una cosa, che questa amministrazione non c'entra, l'ha No, trovata, ma io parlo ma. dei nolani. Allora, io per quanto riguarda amministrazione, anche se io fossi stato il sindaco di Nola, in questo momento mi sarei assunto delle responsabilità in quanto cittadino di Nola, amante della città di Nola, sportivo e tifoso del Nola. Veniamo a stasera. Allora, stasera cominceremo un programma dove parleremo delle due passioni che coinvolgono anche i nolani, che sono il Nola Calcio ed il Napoli. Quindi vedremo anche le vicende del cambio societario del Nola, che con a capo l'Ancella, che mercoledì farà una conferenza stampa e ci illustrerà il suo Le progetto linee programmatiche esatto del del futuro, futuro. che potrebbe essere anche quello dello stadio, perché a quanto sembra, insomma, l'amministrazione dovrebbe mettere a disposizione i terreni, che allo stato attuale, ripeto, stiamo parlando solo di aria fritta, sono solo dei pensieri e niente più. Quindi, se ci fosse stata una vera volontà, una intenzione di voler fare un qualcosa, uno avrebbe già mosso i primi passi, ma non adesso. Già da 2 anni che l'amministrazione ci sta, avrebbero già dovuto partire all'epoca, quando avevamo intrapreso dei rapporti. Diciamo che in questi ultimi tempi anche la pallavolo è cresciuta a Ma Nola, è il sitting. la pallavolo cresceva per forza di cose, perché ecco, io sono stato il presidente del Centro Sud Italia del Subbuteo. E Nola diventò la capitale del Subbuteo negli anni 90 perché era presidente di quella fascia di grandi giocatori, aveva 7-8 mila iscritti, quindi per cui tutte le cose importanti lui portava a Nola. Così con la pallavolo, con Guido Pascheri, è normale che Nola cresca ancora di più in questa cosa. Il problema non è Tino Simonetti, Guido Pascero o chi si interessa, o la buonanima di Nello Dell'Orisani che si interessava del calcio. Qui bisogna creare una vera e propria cultura, fare
filo sportivo che non c'è. Cioè qui la gente viene a fare l'amministratore per dare licenza edilizia, per fare un piacere a uno, per la multa a nata, per dare un certificato di nascita, queste cose qua sono da terzo mondo. Cioè noi dobbiamo arrivare al passo con i tempi, al 2024. Io sto aspettando con ansia questa piazza, che già sarebbe una grossa impresa farla e farci vedere insomma una Nola diversa. Ma così come gli altri pugni nell'occhio che c'ha Nola, come per esempio, faccio un esempio, il vecchio liceo Carducci o il museo archeologico che c'è, quell'ala della chiesa distrutta e che non viene riparata. Insomma, con la 219 a Nola si accungevano tutti i palazzi. Gli unici palazzi che erano veramente distrutti, che avevano bisogno, sono rimasti così come stanno. Questa è la cultura nolana, cioè l'anticultura nolana. E sul Club Napoli? Sul Club Napoli hanno fatto questa bellissima iniziativa di raccogliere i tifosi Nola, perché i tifosi napoletani, novani, ci sono sempre stati. Io da quando ero bambino che andavo a vedere al Piazza d'Armi le partite del Nola, si vedeva la partita e con l'orecchio si ascoltava. Con papà. Con papà e si ascoltava con la radio nell'orecchio la partita del Napoli. Quindi, contemporanea c'era. Esattamente, non c'è nessuna rivalità in tutto questo, c'è solo un fatto di avvicinare quanto più gente al calcio Nola, che effettivamente in questo momento ne ha bisogno per dare uno slancio. Ma tu che sei la memoria vivente, il Nola è sempre stato nel calcio un punto di riferimento, è vero? Il Nola partì forte durante la creazione, cioè il Nola è nato negli anni 10 grazie alla caserma militare qui, quindi gli ufficiali nolani o quelli che stavano a distanza a Nola giocavano a calcio con gli ufficiali di rango inglesi, i marinai inglesi, che venivano, cercavano di giocare con i loro pari rango e venivano a Nola, qui proprio in questa zona, a giocare le partite con Nola. Ricordiamo i nolani famosi. Nolani famosi del calcio Nola, a cominciare dal professore Grauso, Pinotto Grauso, oppure con il fratello Mario e l'altro Vittorio, i fratelli Mele, il portiere Pasquale Mazzeo, l'altro Paolino Santanile, che sono stati grandi. È il grande portiere Vassallo. Vassallo è stato avanti, lui è cresciuto all'ombra di Pasquale Mazzeo, era la riserva di Mazzeo, perché poi dovete sapere che all'epoca, non esistendo le sostituzioni, praticamente giocavano sempre gli stessi 11. Le riserve facevano il campionato immediatamente inferiore. È famoso con Gnazio Lavella. Gnazio Lavella, che era un attaccante. Elio Palma. Elio Palma è stato uno dei più grandi terzini della storia nolana, che poi è andato a giocare in Serie C a Castellammare con la Juve Stabia, con lo Stabia. Perché all'epoca c'era. E Alfredo Di Somma. Alfredo Di Somma è stato un talento degli anni 70. Ha vinto lo scudetto con l'Inter Napoli insieme a Nicola Fusco, che era un altro grande talento. Nicola Fusco era un altro grande talento novano. Ma questi talenti ne abbiamo avuti anche avanti, abbiamo avuto Felice Foglia, Pasquale Angora, abbiamo avuto Vincenzo Sommis, che hanno calcato la Serie A. Quindi e anche giocatori che hanno giocato in Serie A. Certamente Nola è stato un bacino, anche quando ha fatto la Serie C sono venuti calciatori come Zago, come Centofanti, come Mazzarri, lo stesso Mazzarri, che hanno giocato in Serie A in squadre come l'Inter, il Torino, quindi per cui poi Mazzarri, che adesso fa ancora l'allenatore del Napoli, a Nola faceva il trequartista perché nacque come riserva di Antognoni, era un talento, poi ebbe un incidente alla spalla e poi dovette riprendere una carriera inferiore, quindi dalla Serie C ripartì con Nola e poi ha fatto la sua carriera. E anche ci fu, giocava a Lemboli. Sì, poi ha giocato a Lemboli. No, un nolano. Noi abbiamo avuto. Che giocava a Lemboli e poi alla Fiorentina e poi è stato un ottimo allenatore anche all'estero. Stiamo parlando di Davano? No, di Davano. Il famoso
lo chiamavano volante. E giocava con la Fiorentina. Giocava con la Fiorentina, era Mazzarri. No, Mazzarri è anche con l'Empoli. Stiamo parlando di ragazzi del Nola, che è stato Tavano che giocava con le giovanili del Nola e poi è andata all'Empoli, alla Fiorentina, alla Roma. Cioè, di talenti ne abbiamo avuti nella nostra zona. Abbiamo vinto anche due scudetti con le giovanili, sia con la Berretti che con gli Allievi. Sotto secondo te, sì, il presidente più importante chi è? Il presidente più importante è stato Nello Taurisano, ma per tanti motivi. Innanzitutto perché amava Nola, poi era intelligentissimo. Cosa fece? Quello che io dico sempre di fare, cioè praticamente immettersi all'interno dell'amministrazione. In quel tempo Nello Taurisano prese la delega allo sport e con lui molti fondi furono stanziati per il Piazza d'Armi, perché voi dovete sapere che questo il mando erboso, sotto il mando erboso furono messe delle fascine di paglia, quindi rendendo il campo quasi un vero materasso. A che Maradona, quando ci ha giocato, disse: ma questo è il più bel campo d'Italia. Cioè, parliamo del terreno erboso, non parliamo dello stadio. Nello fece la tribuna, gli infissi che stavano alla tribuna di fronte li portò dietro alla curva. Insomma, Nello Taurisano ha lasciato un segno indelebile nella città. Per il futuro. E ai tifosi che diciamo? Diciamo che i tifosi si dovrebbero mettere insieme, creare una lista civica, politica per lo stadio e immettere all'interno dell'amministrazione il proprio assessore, perché porterebbe la loro passione nella casa comunale.